Questo programma è presentato da Santal, il sapore della frutta. Coalpi SRL, progettazione, costruzione e manutenzione impianti elettrici civili e industriali. Ci trovi a Trasacco e a Chieti, in via Fontecchia. Studio Luciani, consulenza contabile, fiscale e lavoro. Via Prati 12/3, Pescara. Galleria Arte Pentagono, ci trovi in via Nazionale Adriatica Nord 15 e in via Trento 20. Arte Pentagono, l'arte per tutti. Antonello Gallese, assessore allo sport di Duco dei Marsi. Oggi una giornata di sport e di calcio importante. Si incontrano le prime due del primo campionato WISP di Avezzano. Lei è anche allenatore, dirige anche i campi estivi per la Juventus, dunque ha sicuramente una qualifica, una valenza per esprimere un parere, un primo commento su questi primi 40 minuti di gioco. Sì, una bella partita, diciamo, uno scontro al vertice di questo nuovo campionato WISP che quest'anno si affaccia per la prima volta nella Marsica. Io ho molti colleghi di lavoro nella zona di Pescara che fanno la WISP e mi dicevano insomma della qualità, diciamo, sia dell'organizzazione che anche delle squadre partecipanti del campionato WISP. Per quest'anno stiamo assistendo per la prima volta al campionato WISP, un bel campionato, diciamo. Io vengo a vedere spesso le partite perché qui a Lugo, come ben sapete, abbiamo due squadre, lo Sporting che sta giocando adesso e poi la quarta in classifica è l'Amatori Angizia. La classifica è molto corta, infatti qui io vi invito a ritornare il 20 22, insomma intorno al 20 dicembre, che c'è il derby, ci sarà il pienone qua, 5.000 persone a vedere il derby WISP Amatori Angizia Sporting Club. Tra l'altro Amatori Angizia, che lo scorso anno aveva anche un giocatore di tutto rispetto, quest'anno ancora fermo ai box, in procinto del rientro, oppure quest'anno solo spettatore? No, sono stato un giocatore di Amatori Angizia l'anno scorso, quest'anno purtroppo non ho potuto iniziare il campionato per un infortunio e penso che mi passi tutta la stagione quest'anno, quindi sarò impossibilitato a giocare. Allora in bocca al lupo sia per il rientro sia per tutte le altre attività. Crepi, grazie, in bocca al lupo a voi per il proseguo del campionato. Cordiale saluto da Alessandro Maselli e Marco Maselli. Siamo qui dal comunale di Duco dei Marsi per il campionato WISP di Avezzano, primo campionato questo appunto della WISP Lega Calcio, uno scontro al vertice, quello che ci prospetta, che ci aspetta questo pomeriggio tra le prime due della classe, esattamente Amatori Calcio Avezzano e Sporting Club 2000. Abbiamo con noi, come detto, Marco Maselli. Cosa ci aspettiamo e cosa speriamo da questo pomeriggio calcistico? Sicuramente sono molto curioso di valutare il livello di queste due compagini di Avezzano, che molto probabilmente, considerando la classifica, si scontreranno a fine anno con le compagini del panorama pescarese, anche se in competizioni diverse. E sicuramente oggi offre il meglio questo campionato e ci sarà dello spettacolo. Sicuramente preparare una partita del genere non è facile, infatti l'Amatori Calcio Avezzano potrebbe allungare sulle dirette inseguitrici, quindi anche accontentarsi di un pareggio e lasciare magari spazio alla compagine ospite, che invece dovrà necessariamente vincere. Credo che già dai minuti iniziali, dall'atteggiamento delle due squadre, capiremo le intenzioni dei rispettivi allenatori. Il pallone ancora gestito appunto dall'Amatori Calcio Avezzano. Buona la verticalizzazione per il numero 12, Giovan Ruscio, posizione regolare, avanza Giovan Ruscio, recupero provvidenziale da parte di Battista e poi sbroglia tutto il numero 23 Innocenzi, primo pericolo per l'Amatori Calcio Avezzano. Di Loreto prova a verticalizzare per Di Martino, il controllo del numero 11 che prova a ridare il pallone. Buono il pallone, ottimo il servizio da parte del numero 11 dell'Amatori Calcio Avezzano, errato però il controllo di Fantauzzi che consente ad Angelucci di bloccare il pallone, impresa sicura. Calcio da fermo che invece adesso riguarda proprio l'Amatori Calcio Avezzano, il terzo appunto attorno al perimetro dell'area di rigore, si incaricherà della battuta di Loreto, fischio del direttore di gara, pallone scodellato al centro, il portiere Angelucci commette però un errore, il pallone per sua fortuna termina però oltre la linea bianca, davvero sarebbe stato clamoroso prendere il gol proprio in questo frangente.
pallone che viene gestito da Fantauzzi, traversone al centro, prova a liberare in maniera poco ortodossa, prova poi la conclusione buona da parte di Di Martino, respinta a pugni chiusi da parte di Angelucci, c'è il calcio di punizione, il fallo è stato commesso dal numero 14 dell'Amatori Calcio Avezzano, dunque si ripartirà con un calcio di punizione che è stato battuto immediatamente, buono il lavoro da qui da parte di Francesco Viscogliosi che si libera di tre avversari, continua a portare palla, supera anche dalla montagna scivolata, porta palla ancora il numero 30, buono il pallone sulla destra per Meco che però perde il tempo per il traversone, alla fine perde anche il pallone, anche in questo frangente, tanto di cappello al centravanti Viscogliosi Francesco, ma davvero anche in questo frangente lo Sporting Club 2000 sta buttando via delle occasioni che sono già poche, quelle poche che ha creato le sta davvero buttando via. Il direttore di gara comanda la fine delle ostilità, o meglio della prima frazione delle ostilità in questi primi 40 minuti, nessun recupero perché non ci sono state troppe perdite di tempo, dunque fischio da parte del signor Augusto Mancinelli, si va negli spogliatoi, Amatori Calcio Avezzano e Sporting Club 2000 dopo 40 minuti sono sul punteggio di 0-0. Stessi effettivi della prima frazione, quindi nessun cambio, tutto pronto, Augusto Mancinelli è pronto a far partire le ostilità che partono proprio in questo istante, dicevamo nessun cambio per le due formazioni, il promettente inizio dell'Amatori Calcio Avezzano, attenzione perché c'è un errore qui da parte di Icili che inciampa sulle pallone, però andare Viscogliosi Francesco, la sua conclusione è però troppo centrale per creare problemi, si incarica ancora della battuta Gianluca Giordani, il capitano sembra chiamare, lo schema sul secondo palo, invece prova a calciare in porta, il collo esterno era tutt'altro che disprezzabile, la schiena però della barriera cerca, o meglio si oppone alla conclusione veemente da parte del nuovo capitano Sporting Club 2000 che adesso prova ad andare avanti con Meco, la sua conclusione però un misto tra pallonetto e cross, vita facile per il portiere Capodacqua che blocca il pallone e fa ripartire l'azione, Maggiore controlla e prova la conclusione verso la porta, buono il tentativo, ottima l'intenzione, controlla però Angelucci senza dover intervenire, la palla termina sul fondo, però tanto di cappello per il tentativo effettuato dal numero 9 della formazione dell'Amatori Calcio Avezzano, sicuramente risulta rischioso, ovviamente però l'allenatore dell'Amatori Calcio Avezzano avrà sicuramente effettuato le giuste contromosse. Buono il lavoro da parte di Della Montà, traversone al centro, c'è probabilmente un tocco con il braccio da parte del numero 31 Marianella, ma davvero qui l'involontarietà è palese. Di Martino che cerca di mantenere il pallone all'interno del perimetro di gara, buono il colpo di tacco, Giannini ha tempo e spazio per calciare, ci prova, ma la deviazione, l'equilibrio precario, partoriscono un sinistro strozzato che Angelucci blocca senza parlare. Avanti, quindi o provare a saltare o ripartire da dietro, anche se il attenzione perché il tentativo era buono stavolta da parte di me, quel traversone Francesco Viscogliosi non controlla la conclusione di Battista, la respinta da parte di Capodacqua che a pugni chiusi ancora una volta preserva la situazione di stallo, dunque si resta sullo 0-0, ma lo Sporting Club 2000 in questa seconda frazione sta davvero dimostrando di potersela giocare alla pari. Quando viene avanti lo Sporting Club 2000 fa male, bravissimo qui Capodacqua nel respingere con i pugni una conclusione insidiosa di sinistro che sbucava in mezzo a due uomini, soprattutto da una posizione ravvicinata, non era facile disinnescare quel tiro ma soprattutto deviarlo lateralmente, è stato bravissimo in questa occasione l'estremo difensore dell'Amatori Calcio Avezzano. Fantauzzi che poi si rifugia ancora dal numero 3 della Montà. Della Montà cerca una soluzione, la trova in un cambio di gioco che premia Maggiore, grandissima conclusione da parte di Maggiore, pallone che termina in fondo a sacco, Amatori Calcio Avezzano 1 Sporting Club 2000 0. Ottima l'iniziativa di Maggiore che ha raccolto il pallone nel migliore dei modi, probabilmente ha goduto un po' di libertà da parte del difensore che l'ha permesso di girarsi, ma lui è stato comunque bravissimo nel controllare e tirare di prima intenzione verso la porta, il pallone è terminato nell'angolino basso alla sinistra di Angelucci che in questa occasione nulla poteva. Che probabilmente rappresenterà l'ultima azione, traversone al centro di Fragnani, Viscogliosi non ci arriva, attenzione perché c'è Pierluigi Viscogliosi che ha la palla del pareggio ma arriva in maniera scoordinata e il numero 33 dello Sporting Club 2000 manda sul fondo, probabilmente l'ultima occasione perché il cronometro scandisce in questo istante il 42esimo e 52 secondi, quindi mancano davvero 5 secondi poco meno al triplice fischio di chiusura, si incaricherà della battuta dal fondo il portiere Andrea Capodacqua, pallone che arriva nel cerchio di centrocampo ma il direttore di gara Augusto Mancinelli continua a far giocare con Maggiore che porta davvero a spasso l'intera retroguardia giallonera, Patanè prova ad arrivare sul pallone, perde il rimpallo ma la sfera è ancora tra i piedi della formazione bianco-verde, ma in questo istante avviene il triplice fischio di chiusura del signor Augusto Mancinelli. Dunque, Amatori Calcio Avezzano 1, Sporting Club 2000 0.
Innocenzo Maggiore, match winner di questo match di cartello della decima giornata della Wisplega Calcio di Avezzano, un gran bel gol, primo tempo giocato un po' in maniera speculare dove vi siete un po' attesi, avete fatto un po' più voi, Sporting Club 2000 è stato più dedito a rompere il vostro gioco, poi nel momento migliore della formazione ospite avete piazzato questo gran gol, le faccio i complimenti dunque sia per il gol vittoria sia per la qualità tecnica espressa. Grazie, il primo tempo l'avete visto, insomma zero di rimporta da parte di tutte e due, partita chiusa, niente di particolare. Certo, noi siamo una squadra che gioca discretamente, tutta gente che bene o male ha calcato campi importanti, per cui quando si cominciano ad allargare un po' gli spazi riusciamo a fare cose buone. Poi è venuto il gol e quindi probabilmente chi faceva quel gol, chi faceva per primo gol avrebbe vinto la partita, e è stato così per noi. Infatti avete una squadra a centrocampo dove ci sono praticamente tre se non quattro registi, a turno poi si inseriscono un po' tutti quanti, davanti avete anche piedi buoni, insomma il primato non è frutto del caso. No, assolutamente no, la squadra è fortissima perché è tutta gente che insomma di un certo livello, ci piace giocare, ci piace divertirci, giustamente, perché questo è un campionato, ricordiamolo, amatori, e ci proviamo, ci alleniamo anche in settimana almeno una volta tutti insieme, quindi cerchiamo di divertirci il più possibile, anche perché siamo tanti e quindi un po' bisogna anche girare le persone. Come detto con Ersilio Cerone precedentemente, il divertimento è chiaramente alla base, però poi a perdere non ci sta nessuno. L'obiettivo dell'amatore di calcio Avezzano è quello di vincere il campionato. Avete magari già la mente alla fase regionale, perché lo ricordiamo, voi disputate per la prima volta questo primo campionato Wisp di Avezzano, però il campionato di calcio Wisp si gioca anche a Teramo e a Pescara, quindi oggi sicuramente avevate gli occhi addosso di altri due comitati. Ah, hai visto? Noi pensiamo prima a questa fase qui, adesso siamo in un'ottima posizione di classifica e poi vedremo nel futuro che cosa verrà. Certo, le basi ci sono, noi continuiamo a divertirci così e poi vedremo che succede. Insomma. Complimenti per il gol e ci rivedremo presto. Grazie, ci rivediamo presto, grazie. Partiamo con Alonzi, oggi match di cartello tra le prime due della classe, o perlomeno sinora, perché bisogna vedere che cosa ha fatto il Caput Castronomo contro il Flaninio di coda Ultra Fucense. È venuta fuori però una bella giornata di sport, un calcio piacevole, non è successo niente di rilevante sotto il profilo disciplinare, insomma una giornata da ricordare. Sì, sì, senza dubbio, infatti è una giornata all'insegna proprio dello sport, poi è logico che l'agonismo c'è sempre e quindi è una partita maschia, però veramente corretta e tutti i giocatori si sono comportati bene in questa occasione. Tutti i giocatori, tanto anche i protagonisti dopo la partita, ci sono stati anche giocatori ex professionisti, sono entusiasti di questo campionato, come dire, insomma si sta lavorando bene, avete messo da parte, o meglio avete messo alle spalle 10 giornate, arriva la sosta natalizia proprio nel momento più opportuno, assieme a Marco Fradiani, corresponsabile di questo torneo, potete insomma preparare nel migliore dei modi le feste natalizie. Sì, sì, senza dubbio le prepariamo in grande spolvero, diciamo, perché tutte le squadre che diciamo si sono iscritte al nostro campionato sono tutte entusiaste di partecipare. E all'inizio c'è stato un po' di problemi, diciamo, a livello arbitrali, di campi e così, però alla fine abbiamo sistemato tutto, tutte le squadre partecipanti sono contente e ci prepariamo, ecco, tra 2 settimane facciamo la sosta natalizia, poi ci saranno 2 recuperi, speriamo bene per la mia squadra, diciamo. Per la Sporting Club 2000. Avevo con noi anche Vincenzo Maselli, presidente della Wisp Lega Calcio Pescara, oggi una giornata interamente dedicata alla Wisp di Lega Calcio di Avezzano, anche con un incontro con il coordinatore regionale del settore arbitrale Domenico De Bartolo, che oggi è stato assistente di questa partita. Oggi diciamo che, tenendo conto che tramite il sito Wisp Magazine seguiamo tutti i campionati della Wisp Lega Calcio Pescara, Teramo e Avezzano, visibilità ovviamente anche da quest'anno a Teramo ad Avezzano, visto in prossimità della fase regionale, molti occhi oggi erano puntati su questo campionato che per tutti rappresentava solo nominalmente una novità, ma realmente non eravamo a conoscenza del livello di questo campionato. Vista la partita, specialmente nel secondo tempo, il livello ci sembra piuttosto buono. Allora, premetto che finalmente dopo tante settimane oggi mi sono riposato, lontano da tutte le polemiche settimanali dei nostri campionati. Ho visto una bella partita, 2 squadre tecnicamente molto valide, che giocano a pallone non buttate.
buttano mai la palla, forse diciamo dal punto di vista atletico leggermente inferiore a quello nostro, però è tutto da valutare. Noi non siamo abituati ai campi in erba, quindi bisogna vedere l'incidenza del campo in erba. Noi abbiamo erba naturale e erba sintetica, ma il naturale siamo un po' disabituati, quindi bisogna vedere questo. Però ho notato squadre organizzate, un torneo ben organizzato e giocano a pallone, è importante, non buttano mai la palla, si vede che ci sono diversi giocatori che hanno giocato e quindi possono dare lustro a questo campionato. Chiaramente oggi abbiamo visto un primo assaggio di un paio di squadre di Avezzano, avremo modo di spiarne qualcun'altra, di vedere anche quelle di Teramo, che ci è più semplice perché sono un po' più vicini. Mi auguro che questo porti veramente alla crescita regionale, oltre che questi che sono i campionati provinciali, che ci permettano a metà maggio, quando più o meno faremo le fasi regionali sia del campionato regionale che della Coppa Abruzzo, delle belle giornate di sport che permettano di coniugare calcio e visitazione dei luoghi dove andiamo a tutte quante le squadre di Pescara, di Teramo, di Avezzano, L'Aquila e zone limitrofe. Quindi spero, sono fiducioso in una buona fase regionale. Grazie, ovviamente in bocca al lupo a entrambi per proseguire i campionati. Grazie, grazie. Buonasera. Grazie a voi e crepi il lupo. Presso il centro sportivo di Varano va in scena la Coppa Wisp Teramo edizione 2015. Di fronte ci sono Amatori Alto Tordino, campioni provinciali in carica, e AIS di San Pietro. Dirige il match il signor Passarelli e dopo pochi minuti gli ospiti combinano al limite con De Cristofaro e Capitan Mattioli, ma quest'ultimo calcia alto da buona posizione. La risposta dei locali è tutt'altro che brillante, con Damiani che prova a far breccia con un destro troppo timido per impensierire Varelli. L'Alto Tordino ci prova al quarto d'ora con Mattia Di Saverio che sfonda sulla destra, traversone al centro che vede la zampata di Rapagnà sul secondo palo, ma è provvidenziale il recupero sulla linea di Matteo Melara. Al 24esimo il match si sblocca, Capitan Mattioli piazza un traversone senza pretese dalla tre quarti destra, Fagioli manca la presa e De Cristofaro è il più lesto di tutti nello scaraventare in fondo al sacco il pallone del momentaneo 0-1. Gioia immensa per il poderoso attaccante del San Pietro che raccoglie gli applausi del pubblico amico, dei compagni e della propria panchina. Nicola Di Saverio alla mezz'ora cerca la porta ma manda in orbita il pallone dai 30 metri, mentre Matteo Melara conquista il terzo giallo della partita dopo una legnata rifilata a centrocampo al volitivo Damiani. Prima dell'intervallo il positivo Luca Di Francesco manca di poco lo specchio locale, con Damiani a rappresentare l'unica bocca da fuoco dell'Alto Tordino, senza però impensierire eccessivamente Varelli. Nella ripresa Di Francesco sporca il taccuino dei tiri in porta con una conclusione flebile da distanza siderale, mentre sul versante opposto è Mattia Di Saverio a mettere i brividi con un destro a giro che sorvola di poco la traversa difesa da Varelli. Ottima la coordinazione di Damiani al quarto d'ora con il suo sinistro al volo che avrebbe meritato miglior sorte. Poi il numero 18 dell'Alto Tordino manca di un soffio e il tocco vincente su traversone superbo di Tornelli dalla sinistra. Infine Damiani ci prova anche su punizione, ma Varelli controlla senza intervenire. Dopo tante occasioni subite, il San Pietro colpisce nel momento propizio e al minuto 20 un'azione tambureggiante di Di Francesco recapita il pallone tra i piedi di Nico Caldarelli, il quale cambia piede, elude l'avversario e piazza la staffilata vincente che vale la rete del raddoppio. Gol di pregevolissima fattura, quello impacchettato dal numero 23, che rischia tuttavia di essere offuscato dal colpo ad effetto provato da Capitan Mattioli, il quale al 23esimo fa partire un pallonetto dai 40 metri che si stampa sul legno della porta difesa da Fagioli per la disperazione della torsina bianco-blu presente sugli spalti. L'Alto Tordino si getta in avanti a caccia della rete che riaprirebbe i giochi, ma la punizione calciata da Di Stefano regala solo l'illusione della rete. I blu-azzurri cercano con tanta foga ma con poca lucidità e il gol è capace di ridurre le distanze. Tuttavia la mancanza di concretezza sotto porta non sortisce pericoli allo specchio difeso da Varelli. A 5 dal termine i locali riescono però a bucare la porta ospite, serie di rimpalli su un calcio piazzato dalla sinistra e l'onnipresente Damiani piazza il colpo giusto che sancisce l'1-2. Il portiere Varelli agguanta il pallone dopo il gol subito per ritardare la ripresa del gioco, un atteggiamento che viene decisamente stigmatizzato dall'intera compagine dell'Amatore Alto Tordino. I giochi appena riaperti potrebbero però essere chiusi 30 secondi più tardi, ma Mattia Di Saverio apre troppo il piatto e manda fuori un gol già fatto in diagonale.
nell'extra time ancora Damiani a sfiorare l'agognato pareggio con Tornelli che innalza un muro che impedisce il 2-2 e genera un'esultanza pari solo ad una rete. L'ultimo brivido alla porta di Varelli a 20 secondi dalla fine con la conclusione dell'alto tordino che gonfia soltanto la parte esterna dello specchio. Vittoria e gioia per l'ASD San Pietro con i biancazzurri del tandem Scatena che festeggia la conquista della Coppa Wisp. L'alto tordino proverà invece a consolarsi con la partecipazione alla Coppa Abruzzo ormai prossima. Angelo Caldarelli, difensore dell'ASD San Pietro, oggi avete conquistato la Coppa Wisp imponendovi contro l'Alto Tordino che è campione provinciale in carica, poi dopo ci sarà la finale di, appunto, del titolo teramano per quanto riguarda la stagione 2014-2015, una partita che il primo tempo le emozioni, diciamo, sono un po' mancate, avete trovato il gol con quell'infortunio del portiere avversario, poi sembrava che avevate chiuso i conti, invece vi siete complicati un po' la vita. Sì, comunque una partita molto equilibrata, tra l'altro noi con l'Alto Tordino anche l'anno scorso abbiamo fatto la finale dove siamo risultati perdenti ai rigori, insomma. Quest'anno era proprio un riscatto, una forza d'orgoglio, insomma. Infatti sugli spalti avevate numerosi tifosi che non hanno perso occasione per ricordare questa cosa, quindi diciamo una doppia soddisfazione per voi. Sì, è vero, infatti c'erano anche alcuni sostenitori che fin dall'anno scorso proprio aspettavano che tornassimo a vincere, insomma, anche perché questa era la quarta finale consecutiva. Le tre finali consecutive perse, se perdono pure la quarta era proprio veramente da record. Avevate sfatato il detto non c'è due senza tre, la quarta, quindi avete portato a casa questa coppa, sì. Possiamo dire che guardandovi in campo su tutti è spiccato, a parte il centravanti che ha realizzato il gol del momentaneo 1-0, ma soprattutto il vostro capitano che se riusciva a mettere in porta quel pallonetto da centrocampo sicuramente sarebbe venuto giù lo stadio. Sì, da veramente da cineteca sarebbe stato. Complimenti per la vittoria e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Franco Ulissi, capitano dell'Amatore Alto Tordino, voi difendevate, possiamo dire, il titolo provinciale perché comunque lo scorso anno avete anche tra l'altro ben figurato anche nella fase regionale eliminando il Ripatiatina, una sconfitta purtroppo ai rigori con quelli della notte, quest'anno avete mancato l'ingresso nelle Final Four ma nella Coppa Wisp avevate sicuramente brillato, avete raggiunto questa finale, è arrivata una sconfitta contro una squadra che tra l'altro c'era, diciamo, un conto aperto nell'annata passata, possiamo dire che però nonostante la sconfitta la prestazione c'è stata, quindi possiamo dire che anche se la finale è stata persa potete comunque essere soddisfatti di quello che avete fatto in campo. Sì, siamo soddisfatti, è stata una stagione brillante, abbiamo mancato, diciamo, i playoff per un punto, è stato diciamo, all'ultima partita, purtroppo ci sta, siamo partiti un po' male all'inizio stagione, poi ci siamo ripresi alla grande, abbiamo ben figurato anche nella Coppa e oggi purtroppo la partita si è decisa un po' da un episodio e ci siamo mangiati un po' di gol che purtroppo capita un po' troppo spesso, ma comunque va bene così. Si può dire che la finale di quest'oggi è stata un po' lo specchio della vostra stagione, perché come dicevi giustamente siete partiti un po' a rilento, poi dopo vi siete svegliati, oggi stessa cosa, siete partiti male e poi alla fine addirittura sembrava che il pareggio fosse naturale, viste anche le occasioni create, quindi doppio rammarico. Ci andava anche stretto forse il pareggio per le occasioni create. Sì, il primo tempo abbiamo giocato un po' maluccio, diciamo, eravamo un po' contratti, non facevamo girare bene la palla. Poi invece il secondo tempo, forse spinti dal recuperare, ci siamo un po' più avventurati, abbiamo giocato bene, abbiamo creato un sacco di occasioni, ma siamo anche stati sfortunati qui alla fine, un minuto, insomma, sulla linea. È così il calcio, questo. Ultimo sguardo sull'immediato futuro, c'è adesso la fase regionale, voi non siete entrati tra le prime tre che, diciamo, hanno il diritto, maturano il diritto per lottare per il titolo regionale, c'è però spazio per la Coppa Abruzzo, voci girano e dicono che voi sarete presenti per la Coppa Abruzzo, sì, puoi confermarlo? Sì, certamente, abbiamo dato l'adesione, sabato prossimo inizia questa bellissima esperienza, speriamo che vada bene, ma l'importante è che ci divertiamo e tutto il resto non conta, chi vince o chi perde. Certo, giochiamo sempre per vincere, però
l'importante è divertirsi. Complimenti sia per la prestazione, per lo spirito e per la dichiarazione che ci hai rilasciato, e ovviamente in bocca al lupo per questa fase regionale. Crepi, grazie. Parmalat, il latte a tutta bontà. tuttocampo.it, il portale di riferimento del calcio dilettantistico italiano. Tuttocampo.it mette a disposizione di tifosi dati, informazioni e statistiche di ogni tipo su squadre di calcio, giocatori, campionati, calciomercato, marcatori, risultati, classifiche, calendari e notizie dal mondo sportivo. Varano ospita anche la seconda finale per l'assegnazione dello scudetto Wisp Teramano di fronte a Amatori Castelli, seconda classificata nella fase regolare di Scrateramo, capace di conseguire il diritto di partecipazione alle Final Four solo negli ultimi 80 minuti di campionato. Terna d'ordinanza per l'appuntamento clou della stagione, pubblico numeroso sugli spalti, il Castelli è favorito ma la prima emozione è griffata Iskra con Rastelli che esalta Vittorio, bravo a rispondere in stile Garella, la conclusione del numero 17 ospite. Il bomber dei locali Giuseppe Melara si accende al quinto quando prova un colpo di tacco che non beffa però l'attento estremo difensore di Giandomenico. Il numero 9 arancionero veste così i panni dell'assist man al settimo, corridoio illuminante disegnato per gli Asi. D'Antonio si fa sorprendere, di Giandomenico è battuto con una staffilata che termina nell'angolino basso. Tripudio Orange al centro sportivo Varano con l'autore del vantaggio che ringrazia i compagni presenti oltre la recinzione. Il numero 11 dell'Amatori Castelli, Lorenzo Fatati, sale in cattedra al decimo, cost to cost, inseguito da Salvatorelli, che lo stende al limite dell'area per un giallo legittimo e per la susseguente punizione di Livio Di Vitantonio, che sorvola di poco la traversa. Al tredicesimo, il colpo del KO, Lorenzo Fatati mette a ferro e fuoco la difesa Iskra e viene atterrato in area. L'arbitro comanda però la regola del vantaggio e Antonello Di Claudio traccia una parabola imprendibile che si spegne sotto l'incrocio più lontano. Rete capolavoro quella del numero 10 con la finale che sembra essere la festa del Castelli. Il tramortito Iskra prova a giocare le uniche carte possibili in una situazione del genere con cuore ed orgoglio a vestire i panni dei protagonisti. Un approccio che regala i primi frutti al ventesimo, ma il tiro ravvicinato di Davide Di Pietro racchiude solo forza, con Vittorio che risponde presente.
Lorenzo Fatati ha sinora brillato e il numero 11 cerca anche la gioia personale con un gran destro che sibila il palo a destra di Gian Domenico. La svolta della partita si registra a 2 minuti dall'intervallo quando l'Iskra accorcia le distanze grazie all'inzuccata vincente di Salvatorelli che da 2 passi firma il 2-1 galvanizzando i gialloblu e la torsida amica con il portiere ospite chiamato a portar fuori numerosi fumogeni gettati in campo. Sintomo evidente di come il pubblico pesi e come al di fuori dei confini pescaresi. L'Iskra accarezza addirittura l'immediato pareggio, ma Villa mal si coordina e calcia fuori dallo specchio la favorevole posizione. Nella ripresa il Castelli sfiora il tris con una punizione capolavoro di Di Vita Antonio che manca di poco l'incrocio, poi al 10° rintocco Melchiorre scivola in piena area e da terra sposta il pallone con il braccio. Il fischietto comanda la massima punizione tra le proteste orange con l'autore del fallo che guadagna anzitempo alla doccia per offese all'arbitro. Sul dischetto va il subentrato Luca Di Biagio che spiazza Vittorio e fa partire la gioia Iskra per il momentaneo 2-2. Sono bastati 10 minuti iniziali per chiuderla e 10 a cavallo dell'intervallo per riaprire una partita che continua a regalare emozioni in campo e fuori. Al 20° Lorenzo Fatati protesta quando un braccio galeotto in barriera sembra interrompere la traiettoria della sua punizione, ma l'arbitro lascia giocare. Alla mezz'ora Liasi ha la palla della doppietta e della vittoria, ma la sua puntata stile futsal viene disinnescata dal riflesso felino di Gian Domenico, che risponde presente anche sul tapin defilato di Melara. Quando i rigori sembrano ormai ineluttabili accade l'impensabile, Ciampani vince il duello sulla destra con Mucciarelli, traversone al centro che viene raccolto da Gianluca Rosato, il quale controlla, evita Fazzini e fa partire un destro tanto flebile quanto beffardo che manda il pallone scudetto in fondo al sacco. 2-3 al centro sportivo Varano e un'esplosione di gioia per i colori dell'Iskra che non sembrano credere all'impresa realizzata. Da quarte della classe a campione provinciale il passo è compiuto. Al termine della sfida un tifoso gialloblu così commentava: oggi non potevo chiedere di meglio, degna chiusura che sintetizza la soddisfazione dei campioni uscenti. In casa Castelli la delusione è invece cocente, i playoff regionali serviranno a smaltire lo smacco della rimonta subita. Primo avversario il Peschiera Smari guidato da Antonio Martorella, in bocca al lupo. Antonio Di Francesco, presidente dell'Amatori Castelli, oggi è stata persa una finale, possiamo definirla strana per voi perché forse pensavate di averla già vinta questa partita, 2-0 dopo pochi minuti, sembrava un po' tutto facile, invece poi arriva addirittura il gol allo scadere, la tipica cosa che chiaramente lascia il segno, però complimenti a voi perché davvero avete dimostrato di essere una grande squadra. Sì, è successo... Sono calate di tensione, purtroppo quando nel pallone, quando si scende di tensione si riesce a perdere la partita. Avevamo la partita in mano, però purtroppo ci è sfuggita. Fatti complimenti alla vostra formazione per la prestazione che avete offerto. Adesso c'è il regionale dove voi avete comunque maturato il diritto di partecipazione. Ci può dire in anticipo che cosa farà la sua squadra? Parteciperà a questo titolo regionale? Sì, assolutamente sì, parteciperemo sicuramente. Adesso bisogna un po' riassestare la squadra dopo la sconfitta, però parteciperemo. Certamente questa finale, chiaramente, come abbiamo detto in precedenza, perdere così non fa mai bene, ma ritenendo sempre presente la prestazione che avete offerto, sicuramente potrà essere un banco di prova e un punto per avere una rivincita sportiva, ovviamente, su quello che è successo oggi, quindi in bocca al lupo. Sì, sicuramente noi siamo una squadra solida, anche se abbiamo perso questo finale non ci perdiamo d'animo, siamo una squadra molto solida, non solida. Tanto solida e anche con tante individualità perché dal centrocampo in su la squadra è davvero importante. Sì, purtroppo il pallone è fatto così, anche le grandi perdono. Sicuramente avete un credito con la fortuna, quindi magari sicuramente lo riscuoterete al più presto. Sì, aspettiamo la prossima volta, qualche volta la fortuna si girerà dalla nostra parte. Grazie, in bocca al lupo. Crepi. Alessandro Di Sante, capitano, ti inneggiano i tuoi compagni di squadra dell'Iskra Teramo.
Oggi vi siete laureati campioni provinciali a Teramo, è un traguardo importantissimo. Se pensiamo poi alla storia di questa squadra, che quando è nata e quando si è iscritta a questo campionato inizi un po' in sordina sportivamente parlando, oggi è il coronamento di un percorso che è iniziato tanti anni fa. Sì, cioè questa squadra è nata per fare aggregazione sociale, cioè è nata all'interno del circolo Officine Indipendenti di Teramo, che appunto, cioè, i primi anni non avevamo giocatori di calcio, quindi si perdevano partite 10-0, 11-0, e questa è stata una rivincita e sono veramente contento, cioè non ho parole, non mi aspettavo di vincere la finale quest'anno, proprio è stato, non so, non ho parole, non so che dire. L'emozione c'è, si nota, sì, infatti no, guarda, vincere la finale. A seguito abbiamo molti tifosi. Abbiamo visto infatti i tifosi che hanno promesso che per il regionale ci saranno anche loro, vi seguiranno in trasferta, possiamo dire che loro sono il 12° in campo. Sì, sicuramente sì, cioè, abbiamo visto il 12° in campo che fa sicuramente la differenza nel nostro campionato amatori, che forse siamo una delle poche squadre che ci hanno seguito una tifoseria. Dicevi infatti che non ti aspettavi di vincere questa finale, a maggior ragione vedendo soprattutto come si è svolta questa finale, perché eravate sotto di due reti, sembra una partita persa in partenza, poi invece il grande cuore Iskra. Non abbiamo mollato, cioè abbiamo un cuore grande Iskra, i ragazzi sono bravi comunque. Fino alla fine, veramente col sangue abbiamo vinto questa partita. In bocca al lupo e soprattutto non solo per la fase regionale, ma per i festeggiamenti che credo seguiranno serata. Fino a dopodomani, sono 2 o 3 giorni di festeggiamenti adesso sicuramente. Ok, complimenti e bocca al lupo. Pepi, grazie. Always right.
Lo stadio Fonte dell'Olmo di Roseto e il teatro della finale scudetto provinciale della Wisp Teramana, il signor Thieri e gli assistenti D'Ambrosio e Di Sante dirigono la sfida tra la Rosetana e l'Amatore Alto Tordino, finaliste playoff per l'edizione 2018. Una punizione di Keita dopo una manciata di minuti non lascia particolari ricordi nel rendiconto della sfida, tuttavia il capitano biancazzurro si fa perdonare al 16esimo quando intercetta uno sciagurato rinvio con i piedi dell'estremo difensore Fagioli e lo beffa con un destro a giro imprendibile che vale il punto del vantaggio. Autentico tripudio in campo e sugli spalti per un vantaggio che dura comunque un'inezia, perché l'Amatore Alto Tordino ha la forza di rispondere subito, colpo di tacco illuminante di Di Saverio e Capitan Calista da due passi non perdona. 1-1, esultanza contenuta ma densa di soddisfazione per il talentuoso numero 10 dell'Alto Tordino. Gli ospiti hanno addirittura l'occasione per griffare il sorpasso, ma sotto porta difettano in cinismo e Soue blocca senza patemi. La Rosetana torna dalle parti di Fagioli con una conclusione a spiovere di Yallow che regala solo l'illusione della rete, mentre Rufus, motorino infaticabile sulla sinistra, scodella un traversone che Keita per poco non traduce nel nuovo vantaggio biancazzurro. Nella ripresa di Attà apre il valzer delle occasioni con un destro scarabocchiato che termina sul fondo, mentre al terzo rintocco della ripresa Yallow riporta avanti la Rosetana con un'inzuccata sotto porta che vale il nuovo vantaggio dei biancazzurri. Tripudio autentico ancora una volta sugli spalti di in campo con la squadra guidata dal tandem Odion Felicione che piazza il colpo del KO al quinto quando Di Attà calcia da distanza siderale sorprendendo Fagioli. Una velleitaria punizione degli ospiti è l'antefatto della doppia espulsione combinata al minuto 70. Cipolletti scalcia a palla lontana Iariu con il numero 6 che reagisce, ineccepibile dunque la decisione del signor Thieri. Prima del triplice fischio di chiusura è Rufus ad illuminare la scena con una giocata di rara bellezza che vale il definitivo 4-1, gol di pregevole fattura ed esultanza spettacolare per coronare una giornata di festa. Finale che regala però un pizzico di amarezza, prima il capitano dell'Alto Tordino Calista viene beccato da alcuni cori dalla tribuna con il numero 10 che risponde con un semplice applauso. Successivamente a gara finita Di Attà viene colpito dal pallone in un momento di raccoglimento personale. Piccola parentesi di una giornata comunque felice per il calcio Wisp Teramano, l'Alto Tordino esce a testa alta, la Rosetana festeggia la grande, la conquista dello scudetto provinciale, ma la voglia di fare sembra davvero non avere limiti. In bocca al lupo ad entrambe per l'imminente fase regionale.